Si è svolta a Lido Raggio Verde ad Agropoli la giornata conclusiva del progetto Estate Solidale della Croce Rossa Italiana Agropoli e del Cilento, che in collaborazione con il Comune di Agropoli ha realizzato per il secondo anno consecutivo il progetto il cui scopo è stato di rendere accessibile al 100% un arenile per la balneazione per persone diversamente abili. La giornata a cui hanno partecipato associazioni dedite a problematiche inerenti alla disabilità in tutti i suoi aspetti si è svolta tra la sede della Croce Rossa Italiana e il Lido Raggio Verde, sede operativa del progetto, con laboratori sensoriali, laboratori manuali, clown e tanto mare e sole, a cui è seguito il pranzo. Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti ad allestire e concludere positivamente questo importante progetto, ha tenuto a sottolineare la presidente della Croce Rossa Italiana, dottoressa Gianna Infante. Secondo anno che ci riuniamo e per me è una gioia. Per un volontario di Croce Rossa provare emozioni e per le doca non è semplice e oggi c'è stata un'emozione grande. Oggi è la giornata finale di quest'estate con CRI e con l'amministrazione, è andata molto bene, abbiamo creato dei laboratori in Croce Rossa. Presente per i saluti di rito anche il sindaco della cittadina cilentana, Adamo Coppola, che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della collaborazione di tutti gli enti e associazioni per implementare progetti indirizzati alla inclusione sociale mirati ad una migliore accoglienza e stile di vita. È un po' di tempo che andiamo dicendo avere una città, Agropoli, una città più accessibile si può. E lo diciamo da un po', però poi quando le parole finalmente diventano fatti, questo cambia e ci rende, come dicevo prima, orgogliosi. Questo si può fare perché esiste una sinergia tra le forze attive del territorio, quelle che hanno un'attenzione particolare alla disabilità in generale. Dietro questo tavolo abbiamo naturalmente la Croce Rossa, che ringraziamo veramente tantissimo per il loro impegno, Giovanna e tutti i volontari che, come lei stesso dice, lo fanno per loro, per essere felici loro, che questo gli dà la forza, gli dà spinta, gli dà emozione. Però nonostante questo noi dobbiamo ringraziarvi, la città di Agropoli deve ringraziare per l'impegno che ci mettete.